Prova il filtrante. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Con Ndogbia. Perisic. Lungo passaggio in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Cerca spazio. Vuole la profondità. Cerca il tiro. E c'è il gol dell'Inter. E arriva così il gol del vantaggio. Mauro Icardi è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Allunga sull'avversario. Ora le reti di vantaggio sono due. Cerca la fondo, palla al piede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Troppa fretta di buttare il pallone in mezzo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca spazio. La mette in profondità per il compagno. C'è spazio per calciare. Colpisce verso la porta. D'Ambrosio prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova la giocata nello spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. La mette in avanti. Con Ndogbia. Prova il filtrante. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Arriva il cross di Walcott. Difficile arrivare su un traversone del genere. C'è la palla lunga, in avanti. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. È riuscito a passare. Vuole tirare. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Con Ndogbia. Perisic cerca spazio. Tocco preciso. Mauro Icardi è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Vuole la profondità. Da lì può segnare. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova la giocata nello spazio. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Medel. Banega. Con Ndogbia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Murillo la gioca a sinistra. Icardi! Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra.
E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 dopo il primo tempo. Si riparte per il secondo. L'Inter è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Cerca spazio. Handanovic. Prova il filtrante. Banega. Ecco Perisic. Vuole la profondità. Bella apertura. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Ancora un ottimo intervento difensivo. Murillo. D'Ambrosio è attualmente migliore della squadra nei dribbling. Medel prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Cerca spazio. E toglie la palla dalla zona rossa. Palla in profondità sulla fascia. Perisic. Banega. Prova la giocata nello spazio. È posizione irregolare però. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. L'Inter poteva fare davvero male. Non ci si può permettere di regalare la palla agli avversari in questo modo. Sono stati fortunati a cavarsela così. Prova a verticalizzare. João Miranda era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Guadagna metri. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Prova a saltare al centrocampo. Murillo si è fatto trovare pronto. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma fallo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto, l'arbitro però è irremovibile. Non aveva altra scelta, sapeva che non c'era altro modo per fermare la sua azione. Ha deciso di rischiare e ha commesso questo fallo. Perisic cerca la profondità. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Prova il filtrante. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Vuole la profondità. Bella palla ad allargare il gioco. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova il tiro. Pallone alto nello spazio. C'è il lancio lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Sulla fascia, è libero. Vuole la profondità. Riesce ad intercettare. Murillo prova la verticalizzazione.
Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Prova il filtrante. C'è un'opportunità. Palla dentro, c'è il gol. Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E si riparte da un netto 2-0. Pallone alto e lungo sulla fascia. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Ci prova! Va sul rimbalzo! Hanno trovato il gol! Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Walcott prova la giocata nello spazio, cerca la profondità, sulla fascia. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Prova il filtrante, può andare alla conclusione. E passa! Vuole la profondità. Ecco Walcott, cerca spazio. Ecco il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. E qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Pericolo sventato almeno per ora. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca la gran conclusione. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E iniziano nel migliore dei modi. Una vittoria nella prima giornata è il modo perfetto per inaugurare una competizione. Non c'è modo migliore di iniziare una competizione come questa che con una vittoria. Da adesso in poi non solo potranno avvalersi dell'entusiasmo di questa partita, ma anche gestire le partite successive.